Gli piacciono molto i libri, di questa cosa sono molto contenta, anche perché non è abituata a vederci noi con i libri, ma lei le piacciono un sacco. Comunque, ho appena finito di editare, per me è sabato mattina, in realtà sono le 10:30, il video del battesimo barra cresima. Dico barra cresima perché abbiamo festeggiato sì la cresima di Mirko, ma in realtà la cresima di Mirko la faremo stasera. Quindi abbiamo approfittato che avevamo tutti i parenti insieme, quindi l'abbiamo festeggiata, ma la cresima vera e propria, comunque la celebrazione della cresima sarà questa sera. Quindi per stasera ho pensato appunto di non fare cose particolari. Ho detto a mio marito, sai che facciamo? Prendiamo una bella pizza, la mangiamo a casa e basta. Cioè, giusto proprio perché è festa di Mirko. E non facciamo nient'altro, quindi non andiamo al ristorante, non facciamo niente, anche perché l'abbiamo. Sì? Dicevo, l'abbiamo già festeggiata e quindi è giusto perché è la giornata proprio. Allora, adesso mi preparo perché Mirko, con i regali che ha ricevuto per la cresima, ha messo da parte un gruzzoletto per comprarsi qualcosina che voleva lui. E quindi adesso andiamo a vedere se troviamo quello che lui sta cercando. Quindi andremo a fare un giro, penso, a Settimo Cielo, Exaushan, da quelle parti lì. E se riesco, vi porto con me, diversamente ci vediamo dopo. Ora mi vado a sistemare i capelli perché ieri sera ho fatto la doccia, ma non avevo assolutamente voglia di stirarli. Quindi mi vado a sistemare i capelli. E nel frattempo Noemi se la gioca e ci vediamo dopo. Mi sono dimenticata di dirvi prima che mi dispiace perché il video che ho editato questa mattina è veramente tanto lungo rispetto ai miei video. Se non sbaglio è di 35 minuti. Ma intanto io vado avanti perché sennò poi arriva mio marito, non sono pronta. C'erano tante parti, cioè tante parti le ho dovute togliere perché diventava veramente troppo lungo, ma mi dispiaceva toglierne altre perché sono veramente il ricordo di quella festa lì, quindi sicuramente molti di voi avranno mandato avanti, l'avranno messo più veloce, ma rimane a me comunque come ricordo. Quindi scusatemi se il video era così lungo rispetto ai miei normali. Anche se c'è qualcuna di voi che ogni tanto mi dice ma dovresti fare i video più lunghi, finiscono troppo presto. Avete ragione, ma non è così semplice. Non è così semplice per me. Anzi, voi considerate che abbiamo fatto il battesimo settimana scorsa, io ci ho messo una settimana a editare quel video lì. Anche perché questa settimana qua che è passata, io mi sto stirando i capelli proprio così mi viene. Questa settimana qua che è passata me la sono presa proprio come relax. Non ho fatto assolutamente nulla se non portare Ender a scuola, tornare a casa, preparare la Papà Noemi, cioè le classiche cose. Ho stirato, ho finito le lavatrici perché prima della festa di domenica avevo già fatto tutte le lavatrici, ma poi vi avevo detto che il vestito era sporco, dovevo lavare i vestiti dei bambini, le camicie di nuovo, perché le dovevamo utilizzare di nuovo poi per oggi. Quindi ho fatto delle lavatrici, ho stirato, ho fatto tutte le cose con molta calma e tranquillità. E mi è servito perché mi sono proprio rilassata. E anche il video ho aspettato per, non che ho aspettato, ci ho messo un po', perché facevo magari un pezzettino alla volta. E essendo così lungo, poi ci ho messo appunto un sacco di tempo per editarlo. Stamattina che c'era mio marito a casa, ho detto: vabbè, ne approfitto che ci sia tu e un'occhia a Noemi e l'ho finito di fare. Va bene, niente, non vi trattengo qua ancora per molto. Ci vediamo dopo. Siamo pronti, andiamo a confessarci. Anche papà si può confessare. Tutti. Io no, io già mi confessai. Ha 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 ha!
siamo usciti dalla chiesa. Henry, se la smetti, grazie. Siamo usciti dalla chiesa, adesso andiamo a casa. Ho ordinato prima di entrare in chiesa le pizze. Tra una mezz'oretta dovrebbero essere pronte, quindi adesso poi noi ci ritiriamo a casa e aspettiamo appunto che mio marito e mio cognato vadano a ritirarle. Così nel frattempo poi io metto la tavola e mangiamo. Posso dire che è stata veramente emozionante, l'ho vissuta in modo tranquillo, a differenza del battesimo che sì, mi ha emozionato, ma in modo diverso, forse perché ero troppo agitata, preoccupata, ero tesa. Ero molto tesa al battesimo, invece la cresima l'ho vissuta proprio in modo un po' più soft. E sono contenta, adesso andiamo a casa, andiamo a mangiare perché sono già le 8. La messa è durata all'incirca 1 ora e 40. Volevo dire 1 ora e mezza, ma no, perché pensando all'orario 1 ora e 40. E c'era il vescovo, una voce veramente bella, piacevole da ascoltare. Mi è piaciuta proprio, la messa mi è davvero piaciuta. Va bene, io vado a casa che mi stanno aspettando, sono lì in mucchietto e ci rivediamo. Cheese! C'è una figlia che si è persa per strada. Quale? Questa? Iniziamo la mattinata un po' tardi, in realtà sono le 10:30, ho portato Henry a scuola, sono qua a casa con Noemi, ho preparato il latte per me, Noemi ha già fatto la sua merendina, adesso ho messo, come avete visto, sul caffè, perché a me il latte bianco sinceramente non mi piace tanto. Non ho fatto ancora colazione questa mattina perché avevo una commissione da fare in comune e dovevo andare assolutamente appena prima, quindi ho aspettato lì, poi sono passata a trovare mio fratello e ho fatto un giretto. È da ieri che ho sulla punta della lingua un puntino, non ve lo faccio vedere perché tanto è, un puntino bianco di quelli che quando li tocchi prendi la scossa. E anche parlare, il fatto che la lingua tocca i denti, salto. L'unicorno, amore? È l'unicorno, tu vuoi fare la ninna? Comunque, cosa abbiamo... Oppa, oppa, mettiamoli qua su, tutti qua su in alto, insieme alle bricioline dello zucchero. Allora, dicevo, a parte questa lingua che mi fa parlare un po' così, siamo rimasti nel pezzettino di video iniziale che dovevamo andare a vedere qualcosa per Mirko con il gruzzoletto che si era preparato con i regali della cresima. Siamo andati, non ha trovato quasi niente se non una tuta, ha preso una tuta bella dell'Adidas, si è preso completo, maglia e pantalone. Mirko non è di grandi pretese, vuole quelle due o tre cose belle che a lui piacciono e basta. Poi vabbè, si accontenta anche di quello che magari c'è, o magari la maglietta di Chiavi piuttosto che Terranova, però se può comprarsi la cosina di marca la preferisce ovviamente. E noi approfittiamo quando ci sono i regali, quando ci sono le feste, quando ci sono i compleanni, per permettergli di comprarseli. Comunque ha preso una tutina dell'Adidas veramente bella, nera con le striscioline bianche. Era un po' che la guardava e la voleva prendere. Vi dico la verità, se non se la fosse presa lui, gliel'avremmo presa per Natale. Aspettiamo le occasioni, appunto, come vi dicevo, per fare questi acquisti un po' più importanti. E tieni, va bene? Comunque siamo andati sabato, poi siamo ritornati presto a casa perché poi avevamo appunto la cresima la sera, che è andata bene, non mi posso appunto lamentare. E poi, però non vi ho fatto vedere nulla, ovvio, del giretto che abbiamo fatto, perché abbiamo fatto proprio veloce. E poi ieri siamo tornati di nuovo, siamo andati da To Dream, dove ci sono comunque un sacco di negozi. E anche lì cercava qualcosa, guardava un paio di scarpe, ma non c'era niente. Fa, mamma, sono alla fine, sono quindi non ha preso più nulla. Fa, mamma, che facciamo con i soldini? Li mettiamo da parte, appena trovi qualcosa che ti piace, ce li lì e te lo compri. E poi così alla fine non abbiamo preso niente. Ho accompagnato mia mamma mentre c'eravamo,
giù a Torino, che si è incontrata con una sua amica, starà con lei un paio di giorni, che non si vedono sempre, quindi quando mia mamma scende cerca di fare un po' il giretto da tutti quanti, quindi sarà un paio di giorni con la sua amica e domani la andrò a recuperare. Quindi domani sarà di nuovo con noi, perché fine questa settimana, per me è fine questa settimana, per voi non so quando uscirà questo video, comunque i primi di ottobre mia nipote farà la cresima e io sarò la sua madrina, quindi avremo un'altra festa. Poi io penso che ci possiamo proprio fermare, basta, cioè per almeno un paio di mesi, poi c'è il primo compleanno di Noemi, ma non penso che faremo, lo dico, poi non lo so, io ve lo dico così, non penso che faremo festa, anche perché... credetemi, hanno un costo, e comunque, e poi per un po' appunto abbiamo finito con le cose grandi, quindi con battesimi, comunioni, cresime, cioè ci rilassiamo un attimo. Faccio questa colazione appunto perché ormai sono le... Salute, salute, un tutto il biscottino. Dicevo, faccio questa colazione e poi mi do un po' una sistemata. Non c'è chissà cosa fare, ma devo sistemare la cucina, finire di attaccare un paio di lavatrici di nuovo, perché io non lo so, la cesta magicamente si riempie, vero? E tu magari fai la ninna nel frattempo. Va bene, ci vediamo dopo. Ciao ciao. Missione compiuta, Noemi si è addormentata e io do una bella sistemata, ho fatto anche la rima, vi do da fare.
Si è svegliata, ho il fiatone perché metto la telecamera così vedo quando si muove nella culla, sono più tranquilla. E ho visto che stavo muovendo, sono venuta su veloce veloce, ho finito giusto in tempo di piegare le cose. Guarda che c'è il tuo unicorno lì. E niente, quando ho dormito 40 minuti. Sì, sei pronta per ributtare tutto a terra, amore? Sì, prendila, bella, prendila. Là. Quindi le mie pulizie di 40 minuti che ho sistemato tutta la cucina, sono veramente contenta e mi sento tranquilla che ho sistemato quasi tutto tranne lì sopra, che c'è ancora la torta, i segnapoi, il centrotavolo, ancora delle cose. Però avere la cucina quando entri, l'impatto di essere tutto sistemato mi rilassa parecchio, ecco. A volte non me ne frega niente, a volte ci può essere roba ovunque, non lo so, non la guardo, non mi dà fastidio. E invece ci sono giorni che sì, e mi infastidisce. Comunque 40 minuti di pulizia per voi, non so quanti minuti saranno, ma per me sono stati 40 minuti. A volte mi dite sei veloce, no, non sono veloce, mando il video veloce. Voi pensate che ci ho messo 40 minuti, ripeto, per sistemare la cucina, attaccare la lavastoviglie, svuotare il tavolo, raccogliere i giochi, passare la scopa perché l'aspirapolvere era scarica. Mi sono dimenticata di metterla sotto carica e ora è ancora non sotto carica. Attaccato la lavatrice, piegato l'asciugatrice, portato sulla roba e sistemato la roba piegata. Comunque dai, così ne ho fatte. Adesso mi dedico un po' a polpettina, visto che la casa è a posto. E ci mettiamo qua per terra, tireremo di nuovo fuori tutti i giochi, però è quello che dobbiamo fare, vero Noè? Mettere a posto e in disordine, a posto e in disordine. È vero? Adesso giochiamo un po' con la cesta dei giochi, mezz'oretta, poi nel frattempo prepara la pappa, mamma. Sì? Manda un bacio. Mua, manda un bacio, Noè. Noemi. Mua. Mua. Abbiamo imparato a mandare i bacini, vero amore? Già un po', sarà già un paio di settimane, eh? Però domani facciamo 10 mesi. Mamma mia, come passa il tempo, cucciolotto. Sì. Passa il tempo veloce, veloce. E già, come fa Carolina? Così. Ciao! Sto cercando di rispondere in modo anche abbastanza veloce, ci provo ma non sempre riesco, ai messaggi che mi state mandando in tantissime. Mi avete fatto gli auguri per la piccolina qui, quindi io vi ringrazio anche qui perché tanto so che guarderete poi anche questo video, quindi almeno la maggior parte guarderà questo video, non tutti magari, però... Quindi vi ringrazio anche qui, siete state veramente tantissime, tanti complimenti, quindi vi ringrazio. E mi avete chiesto la torta, come l'ho fatta, cos'era quella roba bianca che ho usato. Forse l'ho fatto vedere o forse no, non mi ricordo, scusatemi, ma nel montare magari qualche pezzo me lo sono perso. Ho usato dello stucco normalissimo comprato in ferramenta. L'ho soltanto allungato con un pochettino d'acqua perché era troppo solido. Quindi, ma veramente poca, ne ho messo in una ciotolina dell'IKEA per dire così, ho messo 2 cucchiai di acqua, proprio per renderlo più fluido nei movimenti che volevo creare sulla torta. E una cosa che ho sbagliato, non ci ho pensato, che io ho usato come contorno della torta interno al gesso, ho usato il cartoncino. Ho usato un cartoncino ondulato, quindi più rigido del cartoncino normale, ma ovviamente con lo stucco umido si è bagnato e quindi dietro dove c'era l'attaccatura si è un po' scorticato. E allora, in teoria avrei dovuto usare tutto polistirolo, ma trovare polistirolo così alto o comprare, vi dico la sincera verità,
tanti dischi di polistirolo per arrivare all'altezza che volevo io mi costava davvero tanto, mi sarebbe convenuto più comprarla che farmela da sola, e quindi ho optato su questa cosa del cartoncino. L'ho asciugato poi col phon, così almeno non ho avuto il tempo di bagnarsi di bagnarsi troppo, però sì, se avete la possibilità meglio farlo con il polistirolo. Creperà un pochettino, perché anche a me leggermente in alcuni punti ha crepato, però se mischiate bene con un po' d'acqua penso che vi possa tenere abbastanza. Io ce l'ho ancora lì, la guardo voi, ma guardo anche di là per vedere se c'è qualche altra imperfezione che mi salta all'occhio, ma vi posso dire che la torta ha tenuto e mi è piaciuta proprio sia farla che vederla poi nelle foto. Quindi per chi era curioso, dimmi amore, per chi era curioso di come l'avevo fatta, semplice stucco. E poi ho preso le decorazioni su Amazon, magari vi lascio sotto il link se vi interessa, così almeno se volete andare a vederlo, pagate se non sbaglio o 12 o 15 euro le decorazioni dei palloncini che ho messo tutto intorno. Comunque vi metto qua una foto per farvi capire, per chi non ha visto il video, di che cosa sto parlando. E visto che oggi è giornata tranquilla, non abbiamo sport e quindi dopo scuola possiamo stare a casa tranquilli e rilassati, magari ci guardiamo un bel film con i ragazzi dopo che hanno finito di fare le loro cose. Ovviamente vorranno giocare prima un po', però poi io gli chiederò: oggi guardiamo un film insieme, visto che non abbiamo mai tempo. Ho preso, c'era adesso l'offerta forse fino al 29 settembre, non lo so con certezza, Disney Plus a 1,99 euro al mese per 3 mesi. L'ho fatto perché i bambini erano andati già a vedere Inside Out 2 con mia sorella e le mie nipoti, ma io, avendo Noemi piccolina, non volevo lasciarla da sola. Mio marito era al lavoro e tutto il resto, quindi non l'ho visto quel film e avevo proprio il piacere di vederlo insieme ai bambini. Quindi io ce l'ho da tipo 3-4 giorni. Sono stata anche a casa da sola, potevo guardarlo, ma no, è proprio una cosa che voglio fare con i ragazzi. Quindi oggi, se loro hanno voglia, ci guarderemo un film tranquilli, così ci rilassiamo un po'. E sicuramente Andrew mi chiederà di fare un dolce, ma vedrò se riesco ad accontentarlo, perché poi se ne esce con certe idee strane, particolari. Vabbè, comunque, niente, io qui con lei che mi sta distruggendo il cavalletto. Vero Noemi? Noemi? Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Va bene, noi vi salutiamo e come sempre vi diamo appuntamento al prossimo video! Ciao!